Salve a tutti signori, finalmente il OnePlus 5 è stato presentato. Abbiamo saltato il 4 perché era il 3T, perché ai cinesi non piace il 4, oddio la morte, ciao. E ora siamo arrivati a questo nuovo top di gamma. Le caratteristiche ufficiali non è che differiscono molto dai rumor, troviamo uno Snapdragon 835 octa-core a soli 10 nanometri e 2,45 GHz. Ovviamente affiancato dall'ultima Adreno disponibile, 6 e 8 GB di RAM, dipendenti dal taglio di memoria che prendete, 64 GB, 6, 128 GB, 8. Il display è un 5.5 pollici AMOLED, c'è scritto solo così, ma penso che utilizzerà la medesima tecnologia dei vecchi OnePlus 3 e OnePlus 3T. La risoluzione è solo Full HD, si pensava al 1440p, ma probabilmente è stata scartata in favore di una durata della batteria maggiore. Va bene, posso capirlo, però a questo punto di innovativo c'è gran poco. La batteria è una 3300 mAh, veramente un peccato perché Xiaomi riesce a far stare una 4000 mAh che dura due giorni sui peggio medio basso gamma e OnePlus non ci riesce in alcun modo, oppure ci riesce, ha preferito farlo da 7,25 mm. Non lo so, secondo me andava bene anche un millimetro in più e una bella batteria da 4000 mAh così sfanculava la concorrenza, ma ancora una volta gli manca quel tanto per riuscirci. La scocca è tutta in alluminio, sembra unibody, con un tocco di iPhone 7 Plus, forse anche più di un tocco, insomma quella doppia fotocamera lì, 16 e 20, di cui una è un teleobiettivo, cioè ad apertura f2.7 e serve per incrementare il bokeh quando fate i ritratti, cosa che ripeto secondo me si può fare anche in un sensore singolo, non so perché ne serva proprio un secondo, fiancata da una camera principale da 16 megapixel, quindi 4 in meno del teleobiettivo, ed è f1.7, quindi entra molta luce. Il sensore utilizzato è lo stesso del OnePlus 3T, l'IMX398, e anche qui c'è gran poca innovazione se non l'aggiunta del secondo sensore, ma ti dirò. Il peso è di 153 grammi, la memoria non è espandibile, ovviamente troviamo il 4G di categoria 12 e il sensore di punti digitali sulla parte anteriore. La versione di Android sarà Nougat 7.1.1, la Oxygen OS, posso assicurarvelo io, è un sistema già abbastanza rodato che funziona molto bene ed è anche molto fluido, probabilmente il più fluido nel mercato Android. Infine un brutto colpo per tutti quelli che erano interessati, servono ben 499 euro per la versione da 64 giga e 559 per la versione da 128. C'è da dire che solo per raggiungere il doppio della memoria e 2 giga in più di RAM non è male avere solo 60 euro di distacco, però i prezzi si sono completamente distaccati da quelli che OnePlus si era prefissata quando ha aperto, cioè sconvolgere un po' il mercato e riuscire a dare un top di gamma ad un prezzo agevole. Non credo che avrà lo stesso successo dei precedenti, visto insomma il prezzo e le caratteristiche che non lo rendono affatto appetibile rispetto al 3T. Se devo dare una mia opinione personale, ero veramente interessato, ma come sentite dal tono non me ne frega più un granché e reputo il mio S7 Edge ancora migliore o comunque alla pari. Beh, se non altro ha più batteria.